Amici di Reale F1 con Arturo Merzario, che è il più gettonato. Voi pigliate delle coins, così le infilate nel telefono a gettoni. Reale F1, la storia della Formula 1 che Arturo ha vissuto, quella Formula che ci piace Continuo a tanto. viverla Sì? in un altro settore, ma la vivo sempre. Cappello bianco è il number one comunque. Il cappello bianco, quello Questa nero è. è qui con una punta d'orgoglio, perdonami se lo dico. È una mia invenzione. Parlo nel motorsport, non è che il cappello al cowboy l'ho inventato io. Però dal 1969, e ci sono le fotografie che lo possono dimostrare, testimoniare, feci la mia prima apparizione a Monza, a 1000 km, con una foto storica con Gigi Riva e allora il Benvenuti, Nino Benvenuti, Nino boxer, Benvenuti, ecco. indimenticati E non campioni. c'era scritto il marchio. Tabaccaio. Dopo l'ho messo, quando poi, dopo un altro marchio di sigarette, tirai in ballo anche quello lì, bianco e Va bene, adesso tra l'altro ci sono delle questioni in rosso. Australia, ne parleremo perché si sta lamentando pubblicità del tabacco e non è Sì, sempre lila, vediamo vedi che che. io ho Sì, parlato in lo un certo sappiamo. modo, Abbiamo eh? preso anche una multa, io te, ti Oh, ricordi? A cacchio! Telenova all'epoca, c'era Subito, una subito, cintura, un cappello. ci siamo cascati Va bene. subito. Senti Arturo, oggi vorrei parlare con te, anzi, vorrei che tu ci parlassi Di di chi? Bernie Ecclestone per cominciare, poi un'altra sorpresa Oh, dopo. Però di l'amico Bernie Ecclestone Bernie, te lo perché dico all'inglese, Bernie, Bernie. parliamo di Bernie perché insomma un po' di nostalgia ce l'abbiamo per lui che ha disposto di questo mondo per Io tanti anni. certamente, anche se ci litigai parecchie Da dove volte, parte la tua storia con lui? parte dalle gare in salita, che ci crediate o no, quando lui faceva l'espressione portaborse brutto, comunque l'amico fidato di un certo Jochen Rindt, che all'epoca, all'inizio anni 60, noi si correvano le gare in salita perché le piste erano poche. E Jochen, lui correva con una Giulietta, io correvo con un Millino Abarth carrozzeria 600, poi ci corse anche Jim Clark con la Cortina Lotus nelle salite, cioè, allora si iniziava così. E Bernie, io lo conobbi all'epoca e onestamente devo dire che è stato colui che ha dato una svolta decisiva in bene o in male, poi dipende dai punti di vista, chi non ne ha beneficiato tanto lo odia, lo critica. Io che non ho beneficiato molto lo odio, lo critico, ma per altre cose, come mi è consono il mio carattere, dire sempre la verità e delle volte bisogna invece cucirsi la Lo bocca. dici. Però Purtroppo. io voglio sapere in quegli anni lì, no? Sì, Quelli in cui aspetta, era con arrivo, Rindt, com'era, che tipo di allora. personaggio era? Capivi già che aveva qualcosa in Sì, più. aveva una marcia in più, aveva una marcia in più. Tanto è vero che poi io lo conobbi bene all'inizio anni 70, quando lui, noi si correva prevalentemente con le Sport Prototipo perché l'automobilismo era quello, era quella l'immagine del prodotto e di quello che poteva essere le corse su pista o su strada o in salita. Ma Bernie già aveva capito, e lì fu la sua forza che riuscì a farsi dare la delega. E uso il condizionale perché io non ero presente a vedere, però siccome ho corso come Merzario Team costruttore di Formula 1, l'ho dovuto fare in prima persona, ho dovuto firmargli con una delega autenticata a un notaio che lui a tutti gli effetti gestiva il team Merzario. E lui lo fece con tutti gli inglesi. I garagisti, come diceva Capito. il grande Enzo Di Maranello, tanto è vero perché fino all'epoca chi la faceva da padrone, ma non fraintendetemi, ma ne aveva di tutte le ragioni, perché la Ferrari era la Ferrari ed è tuttora la Ferrari, era colui che determinava le condizioni verso gli organizzatori delle competizioni, non solo il Formula 1, il prototipo, Formula 1, Formula 2. Credo che dove non poteva metterci becco era la Tasmania Cup. Ecco. Tanto è vero che faceva correre Chris Amon personalmente. Detto questo, lui riuscì a convincere i grossi costruttori automobilistici, qui parliamo di costruttori veri, la Ferrari, la Porsche, la Ford, la Renault, la Matra, che con il costo, se avessero accettato di essere gestiti da lui quale
responsabile e presidente, perché nacque come FOCA, Formula One Constructors Association, inglese, che era scritto FICA, poi in italiano si Suonava un po' stonava, male. non è che stonava male, però Sì, c'era dell'incomprensione, allora ironico. uno si scrive ONE in inglese e fece FOCA fino a qualche anno fa. Convinse tutti i costruttori di automobili che qualora avessero aderito alla sua mentalità, al suo modo di gestire e di trattare con gli organizzatori, che poi fino a tuttora anche Liberty Media ha poi copiato quello che ha inventato Bernie, con il costo, con cifre alla mano, con il costo di una gara singola, e aveva preso, non era stupido, come esempio la 24 ore di Le Mans, che effettivamente costava una fortuna all'epoca, che con il costo di quella gara lui garantiva la copertura, come si dice, giornalistica, no, Sì, di la stampa copertura di e stampa. televisiva, sì, perché allora non c'erano le televisioni, chiamiamo, private o commerciali, c'erano le televisioni di Stato. Stato, ma lui riusciva sempre a far fare, tanto è vero, scusa se faccio una parentesi, già nel metà anni 70, con il satellite affittato da lui, si trasmetteva dagli Stati Uniti e dal Giappone, fu epica quella mattinata lì, i Gran Premi. E lui dimostrò che con gli stessi soldi lui gli garantiva 12 gare all'anno in giro per il mondo, al costo di una gara. Ok, ma lui prima di diventare lì, Bernie, cioè per esempio lui per Rint, che cosa faceva? Cioè qual era il suo Era il compito? suo, adesso si dice manager, allora era l'amico fidato, colui che lo aiutava, ma non lo aiutava a trattare con gli sponsor, perché la parola sponsor è arrivata dopo, allora si diceva al limite i finanziatori, gli appassionati che ti davano 3 lire, come poteva essere Borghi, come Ignis per Duilio Loi nella box, piuttosto che Molteni per il ciclismo, Ho capito, ma capito? lui come è arrivato E a lui, fare, a perché svoltare in quel modo lì? Cioè che lui la sua la grande testa, passione, sì, i soldi ne ha avuti bisogno o no? certo, ma già gli inglesi ne avevano pochi, però lui riuscì, quei pochi che aveva, di coinvolgerli tutti. E tu mi insegni che allora c'erano mediamente gli iscritti alle gare, parliamo dei Gran Premi, erano sempre dalle 30 alle 36 macchine. Per cui tu fai il conto, rapportato allora, 500 sterline o 300 sterline a pilota o a macchina, lui aveva un bel pacchetto Ho già. capito, ma perché arrivare a darli a Eccleston? Cioè, capisci Perché, sì, cosa voglio semplice, dire? perché lui ti garantiva che tu arrivavi sui campi di gara, avevi Ma come è arrivato a essere in grado di gestire tutto? questo non, personalmente non lo so, C'è posso un anello che manca, intuirlo, esatto, giusto? posso intuirlo. Il suo modo di parlare, di interloquire con le persone, lui era uno che andava dagli organizzatori, come te, patron della 6, veniva da te e ti diceva: senti, io ho questo pacchetto da far vedere da, dico un'ipotesi, dalle ore 11 alle 11 e mezza. Quanto mi costa? 1.000 lire. Lui poi andava da tutti i concorrenti e gli chiedeva 300 lire a testa e lui ne incassava 3.000. Ed è lì dove la gente poi l'ha criticato, l'ha odiato, perché lui ci ha sempre marciato e ci ha guadagnato, ma ha fatto bene, però senza di lui tutti i team inglesi, che poi sono arrivati ad avere anche jet personale, eccetera, eccetera, è storia che tutti sanno, non avrebbero potuto partecipare a una gara. E Colin Chapman stesso, che era per gli inglesi come la BRM, la casa madre delle corse, come in Italia era l'Alfa Romeo, la Ferrari e la Lancia, veniva con una corriera scassata, in disuso, dismessa. Diciamo della ATM inglese, non so come si chiama, e loro ci facevano dentro officina, trasporto, cuccia per dormire, dico cuccia per Quindi era dormire proprio una perché cuccia. Ho l'importante era avere una tazza di tè di tanto in tanto, i due biscotti tirano avanti. Invece con Eccleston hanno cominciato a dormire negli alberghi, hanno iniziato a avere dei posti
non nel prato come era di consueto, e quei tre box che erano poi tre tubi di innocenti con sopra l'Eternit, tanto per essere chiari, ce l'avevano poi le case, la Porsche, la Ferrari, la Renault, la Lotus, ma gli altri dovevano accontentarsi a fianco al camion o la corriera, in un pezzo di prato, senza il telo, come se poi arrivati ai tempi, sai, dei camion con i tendoni fatti bene, che costava una cifra. No, io non sia, no, l'ombrellone della Reclame del gelato. Certo, E queste senti, sono realtà. lui come veniva visto dalla troupe degli inglesi, no? Perché lui comunque era di quel gruppo lì. E lui Gli inglesi hanno veniva. visto bene che andasse su Sì, uno di loro là, certo, no? e hanno sempre perorato la causa, perché poi si lamentavano con lui, ma era lui che si faceva voler bene o criticare o odiare dagli organizzatori, perché lui arrivava in prima persona e offriva un pacchetto di spettacolo, e vedi la sua parola, e mi posso collegare a un anno del 1975. 5, Barcellona, che proprio per la parola contrattuale spettacolo, perché noi quando si firmava il modulo di iscrizione c'era scritto che noi davamo uno spettacolo dalle alle, e ci ritirarono, perché noi fecimo una contestazione valida, perché reputavamo che il posizionamento dei guardrail, delle misure di sicurezza, che già erano carenti allora, però era la norma, erano fuori dalla norma. E avevamo contestato il venerdì, nessuno era sceso in pista, Dove questo? a Montjuïc. Montjuïc, che poi ci fu anche un incidente, ma non c'entra niente, non è che l'incidente c'è stato, la causa dell'incidente poi ha portato anche a dei morti. Perché noi avevamo visto giusto che le barriere protettive, laddove erano necessarie davanti alle piante, perché era un parco, era in mezzo, ma era normale, lui ci ritirò, si fece consegnare da tutti i piloti tramite il team manager, nel mio caso allora ero con Williams, i passaporti, e non ce l'avrebbero restituito. Poi vero sì, vero no, era da vedere, però intanto ci siamo, scuso l'espressione, cagati addosso, tutti. Se non fossimo scesi in pista a fare almeno un giro. Lui non ti diceva devi per forza girare a 200 km/h. Tu hai un impegno, un contratto, voi dovete prendere il pronti via. Dopo fate quello che volete. E così lui ebbe ancora più forza, perché lui dimostrò che la sua forza verso gli organizzatori, che avanti di qualche anno una cosa così la fece Enzo Ferrari a Monza, ritirando dalla prima fila le sue macchine. Non so se ve lo ricordate o se non l'avete mai sentito, che poi corse con i colori della NART, la North American Racing Team, di Luigi Chinetti, con i colori americani, bianchi e blu, per terminare la fine stagione. E Eccleston invece dimostrò che così facendo lui faceva guadagnare a tutti di più, e così ci è riuscito. E fino all'altro ieri, quando cedette il pacchetto, i motivi non lo so, a Liberty Media, probabilmente per raggiunti limiti d'età, non per incapacità, perché potrebbe ritornare molto presto, sappi questo, eh? Potrebbe già in questo periodo, potrebbe anche arrivare in Italia per sistemare la posizione di Certe Monza, cose, tanto certo. per dire qualcosa. Prego. Va bene, ti fermo un secondo, poi torniamo, ho ancora un sacco di domande da farti. Arturo Mezzario, Real F1, stiamo parlando di Bernie Eccleston. Tu hai memoria di qualche pilota che è stato segato da Eccleston? C'era qualcuno che lui non sopportava, anche di piloti talentuosi forti? Io per primo sono stato segato. E voi non lo sapete? Ah, sì. Cioè? E potresti avere la conferma interpellando Hans Stuck. Adesso vi racconto un aneddoto. Quando il buon Carlo Chiti fece l'accordo con la Brabham, torniamo indietro un passo. A un certo momento poi Bernie ritirò e divenne proprietario della scuderia Brabham, e corse parecchi anni come scuderia. Ma lui era il presidente Foca,
però era anche titolare di una scuderia e qui c'era un malumore tra tutti, perché quando le cose non andavano bene, è per forza, va bene la brama perché c'è il padrone che è il gestore di tutto il circo, per cui fa in modo tale, e fu veramente eclatante, che nel Gran Premio del Canada del 70, 78, 79, che lui, perché poteva vincere il campionato del mondo con Piquet, lui lo perse e ritirò le sue macchine l'anno dopo e dismise la scuderia. Pensa. Sì, perché lui voleva non avere storie con tutti gli altri team, pensando, perché era opinione generale, E lui insomma si facesse le lui si cose ad faceva. hoc. Che è vero che probabilmente, uso il probabilmente per non dire la certezza, che sicuramente lui ci marciava, ci traeva degli utili, però è altrettanto vero che senza di lui gli altri sarebbero rimasti straccioni, e non c'è ombra di dubbio, perché poi l'ha dimostrato strada facendo. E lui, però lui fu anche colui che inventò, per far guadagnare ai team inglesi o garagisti, che dir si voglia, l'opportunità di affittare laddove c'era la possibilità della terza macchina, scusate, fa niente, spegniamo, e il Bello che ti problema sei è dimenticato, ma è sì, giusto. No. scusa, adesso spegniamo, perché Sono bello che altrimenti è un rispondi. problema. Era la mamma, La mamma ti controlla, ti ti controlla. controllo. E cos'è che stavo dicendo? E così facendo, lui fu il primo a suggerire, la terminologia esatta è questo, suggerire ai team manager laddove potevano avere la terza macchina o al limite la seconda macchina, di affittarla per il pilota più promettente agli organizzatori del Gran Premio di Di quell'occasione, casa, di cioè casa. Oakland. E lì fu una mossa geniale, perché dopo ci sarebbe da fare un'altra storia qua di come illecitamente, per non dire rubare, ne approfittavano i team inglesi con i poveracci del momento. Però è altrettanto vero che le scuderie povere, allora erano tutti poveri in Inghilterra, l'unico che galleggiava un po' bene era Colin Chapman, perché era una casa di automobili vera, tipo la Ferrari con la Lotus e la BRM. Gli altri erano poi tutti, cominciando da Ken Tyrrell, che faceva il Tira quello che ti boscaiolo, tira. cioè, che aveva questa passione. E poi si sono improvvisati tutti i vecchi ex piloti, più o meno piloti. Scusate un attimo, mami, non posso, sto registrando. Ciao, mami. E così Lasciamo facendo, qui, così se suona lo stoppiamo subito. sì. Io non sono capace, com'è che si fa? Ci vuole un secondo, fatto. Perché io ho tolto il sonoro, Non l'hai tolto. ma io sono somaro in queste Niente, cose qua. niente. Tira, Tornando, dicevi, tira il pezzo a sedere, tutti. tutti, credimi, l'unico che veramente era ricco, perché Ferrari ha sempre utilizzato l'automobile per, se incassava uno, mezzo se lo metteva da parte e mezzo lo utilizzavo per la scuderia. Questa è sempre stata la sua Manca forza. la parte delle tasse, però. Qui non entra, Scherzo, sì, era una certo, battuta. È no, che ma ci, sì. sai, quello lì fa 50% incasso, 50% spese, 50% tasse, no? Però Torna. con questo, aspetta, ma la forza del capo di Maranello, anche quando le cose andavano male, non è che lui attingesse dalla cassa sua che aveva messo da parte, no? Azienda. Coinvolgeva amici, sai, i Barilla, i Luigi Chinetti, piuttosto che, tanto per non fare dei nomi, l'hanno sempre aiutato per stare a galla nei momenti difficili, per arrivare poi al salto finale, quando lui nel suo ufficio giocò con l'amministratore delegato Ford e allora proprietario titolare, perché non era amministratore delegato, ma era di più, perché era a Valletta, con Gianni Agnelli riuscì a
posso esprimermi a mio modo, a rifilare, ma restando lui A capo. a capo di tutto, la Sefa, che io battezzai sempre Enzo Ferrari al comando, guarda, neanche farò posto, perché la Sefa che SPA era fabbrica automobili. Tanto è vero che tante iscrizioni delle gare, in pochi lo sanno, veniva fatta come secondo la necessità o Scuderia Ferrari o Sefac. Lì potrebbe essere un problema di introiti, I di diritti anche. diritti, di tasse, di Chi lo sa? valute, chi lo sa, Sicuramente aveva un però significato e un aveva motivo. significato perché ci sono certi modi di iscrizione che c'è scritto. Vettura numero 3, Merzario Andretti, però il concorrente era la Sefa. Sefac, non era Scuderia Ferrari. Mentre la tua EDX era Ferrari. Pensa, guarda Chissà, che chissà, chissà. chissà, ma evidentemente chi era a capo del piano sopra, il ragioniere della casa e l'amministratore delegato Melicardi, probabilmente Sapeva come si sapevano facesse come qua. fare, Senti, a capito? questo punto, scusa, mi stai portando in casa Ferrari, ti chiedo che rapporto avevano Eccleston e Ferrari, se è sempre stato un rapporto Semplice. Allora, sereno o... no, no, all'inizio fu burrascoso, anzi di scontro immediato, tanto è vero che Enzo Ferrari decise di fare i legalisti, i gran premi con i legalisti, li chiamava, cioè con le case, c'era l'Alfa Romeo, c'era la Ferrari, c'era la Matra, poi presero altri due, e uno era Minardi, l'altro era Rosella, però ci siamo trovati a fare il primo gran premio da legalisti e Eccleston si era tirato da parte. Con 8 macchine e non si è potuto fare il Gran Premio perché i regolamenti tuttora ancora vigenti prevede che minimo devono essere 10 le Dieci vetture vetture al via. sullo schieramento. E allora ritornò alla ricarica Eccleston. A mio avviso, che è giusto che sia così perché tuttora è così, benché ne dicono, la Ferrari gode di una posizione privilegiata rispetto a tutte le altre scuderie o team che dir si voglia, con una quota a parte in più, perché la Ferrari è la Ferrari. L'automobilismo senza la Ferrari non esisterebbe, onestamente. E lì si misero d'accordo e Ferrari... Per cui si può dire che Ferrari è stato quello che ha messo un po' alle strette Sì, Eccleston. ma Eccleston non è mai riuscito a mettere alle strette Ferrari. nessuno. Però vedi che con la forza del denaro, ed era molto sensibile la parola danaro a Maranello, che anche il buon Enzo Ferrari accettò le proposte, non i ricatti, le proposte, carte alla mano si guadagnava di più con il volere di Bernie Ecclestone. Ok. E questa era. Ed era l'unico che poteva andare a Maranello a discutere, tutti gli altri sono tutte balle. Non poteva nessuno varcare No, quella soglia e andare a discutere con lui. andavano come visita di cortesia, piuttosto che un pranzo al cavallino offerto sempre dalla Ferrari, ma mai nessuno poteva A dettare permettersi di le entrare in quella regole. Ok. porta scura, eccetera, Non mi hai eccetera. detto perché sei stato segato. Allora, voi Non dovete dalla Ferrari, sapere, ma no, no, da Eccleston, da quindi. Eccleston, certo, e puoi chiamare Hans Stuck, che lui ci cascò. E, allora, chi ti fece l'accordo con la Brabham dei motori Alfa? Io ero già 2 volte campione del mondo con l'Alfa Romeo, dopo Farina, e come si fa, come dicono in inglese, il gentleman Agreement. agreement. Io devo essere uno dei piloti, né primo né secondo, uno dei piloti. Solo che io costavo, perché io ho fatto un preaccordo con Bernie, e ti posso dire anche la cifra, tanto ormai qua È andato tutto in è prescrizione. andato tutto in prescrizione. Io avevo chiesto a Bernie 200.000 dollari per la stagione, tanto io poi avevo altri contratti con altre case per la... Se non che lui prese in mano il telefono. Questo me l'ha detto Hans Stuck, ad anni di distanza, perché io non ero mai riuscito a capire il perché, tra virgolette, mi aveva segato. E sempre col sorriso da inglese, prese in mano il telefono e chiamò Hans Stuck e gli chiese se era disposto a versare 50, a versare, nota, a me doveva pagarmi, che poi era l'Alfa Romeo che pagava, nel giro dei motori e di tutti i lavori che hanno fatto, perché la fornitura dei motori non è che si limitasse
conoscevo bene l'ambiente di Autodelta. Quando uno aveva un rapporto con l'Autodelta, partiva col telefonino e arrivava col televisore 60 pollici, strada facendo. E gli chiese se aveva uno sponsor che gli pagava lui 50.000 dollari, che avrebbe fatto da seconda guida sulla Brabham Alfa Per cui lo Romeo. sponsor pagava Eccleston. Bravo. Invece di dare 200 a te, E lo c'è un prendeva. delta di 250. Bravo, hai capito? E beh, lì è chapeau, E per cui è perché andato, è l'ha trovato, è andato, andato. è andato. E a te cosa disse? E sai, perché a me non disse questo, ma anche Stuck lo disse quando poi nel 1976, qui sai, è tutto un casino. Nel 2006 facemmo il trentennale sempre voluto da Eccleston per la storia di Milano. Nicky a Nürburgring. E in quell'occasione lo disse Hans Stuck, la storia vera. E io cascai dal pero. E con una palata sulle spalle, perché sai, Hans Stuck è alto quasi 2 metri, disse: Arturo, adesso ti racconto la verità. Il perché io ho guidato la Bravo e venuto. E questa è la E a lui realtà. non hai più detto niente, Eccleston, Sì, no? subito gli ho detto. E lui mi ha detto: is the life, è la vita. Hai capito, no? E, Sereno, se, ma e sempre col sorriso arguto, così. sempre E col sorriso sulla. Ma con una pacca sulle spalle, ma adesso io non te lo so dire in inglese perché non lo so bene dire delle stupidaggini come pronuncio, ma il succo era: tanto la strada è ancora lunga, ne avremo di occasioni. Infatti poi ho avuto delle occasioni di beneficio da parte di Bernie, hai capito? Ma il problema più grande, che lui mi ha sempre accusato, no, accusato, sì, beh, accusato, è che io non ho voluto imparare l'inglese, perché se io avessi imparato l'inglese, non le quattro parole per non perdermi per il mondo, ma veramente poter fare un dialogo o rappresentare per lui la foca in certe occasioni, in giro per il mondo, io probabilmente a quest'ora sarei molto, ma molto più in alto. magari se resta in cascaio, allora ti è andata bene. Dimmi solo chi era il suo preferito di allora. Lui aveva, negli anni in cui c'eri tu, lui aveva un pilota preferito. Lui ha sempre, no, anche ultimamente, negli ultimi Al anni, di ha là di sempre Rinke, eletto però, un ecco, uomo giusto di rappresentanza della Formula 1. lui, quello che ha sempre avuto a suo, nel, dico, tra virgolette, nel cuore, sempre Emerson Fittipaldi, e non l'ha mai potuto avere come pilota. Ok. Questa Perfetto. è la realtà. Va bene, ti fermo un attimo, cambiamo Va argomento, bene. torniamo subito. Caro Arturo, Ariel F1, adesso è il momento che tu ci parli un po' del tuo amico Clay Regazzoni. È tanto bello che Guarda, ti sento parlare di Clay. Raccontaci dagli inizi del vostro rapporto, il dai. Clay, ma guarda, noi ci si conobbe alla piccionaia. Adesso ti spiego Intanto cos'è. era più figo lui e più figo te. Da No, giovani, lui, lui. lui. Ma tu eri bello però, eh. sì. Però Diciamo, lui non lo sciupa femmine, ma io non te lo posso dire. Qui poi c'è il eh. La tempo lì mamma dalla qua, la mamma. mamma, stiamo scherzando, No, stiamo non stiamo scherzando. scherzando. Allora, e adesso ti devo spiegare cos'è la piccionaia, perché Cos'è la è piccionaia? bravo. E alla nostra epoca, sì, la nostra epoca, perché sono passati tanti anni, non c'erano le discoteche, c'erano le balere. E a Lugano, e c'è tuttora, una balera che si chiamava la piccionaia, perché Era sopra? era in un sottotetto, dietro al Kursaal a Lugano, dove c'è il casinò, il Grand Hotel, eccetera. E c'è ancora tuttora una discoteca, una parola grossa, comunque una La balera. discoteca, una balera che si chiamava Piccionaia, dove lì arrivavano i ragazzi milanesi, comaschi, varesotti, oltre che ai ticinesi, per non dire i luganesi, i Bellinzone. E lì conobbi il Clay, perché oltretutto lui era figlio del sindaco di un paesino lì sopra Lugano, e aveva una carrozzeria e aveva un Mini Cooper. Ma io avevo già la Giulietta SZ, per cui lo guardavo dall'alto basso, Bala scu Svizzera, scusa, scusami, Scansis, ticinese, già cinese. ticinese. Adesso ti dico un'espressione che usavano i ticinesi nei confronti di noi italiani,
quando arrivavano italiano al di là del confine, che voi ci crediate o no, ci dicevano: tel chi tagliando de merda. Dicevano italiano, tagliando, perché effettivamente l'italiano andava al di là del confine dagli anni 50 in poi per approvvigionarsi, ma non solo del tabacco, delle sigarette. Questo è marginale perché poi c'erano i contrabbandieri. Certo, quando uno entrava faceva, diciamo, la scorta, ma erano i dadi sempre fare il brodo, il pollo. Perché non, la star, il regolo Fossati non l'aveva ancora inventato. E sempre che si chiama star, perché la sua moglie si chiamava Stella di nome, e in inglese star, In onore della moglie. capito? In onore della moglie, con un tedesco portò Come una. siamo passati dalla piccionaia andando solo lui Ma può qui, fare? Dalla piccionaia mi hai provato al sì, dato star. è per forza. Perché c'è Tagliando. sempre delle Sì, storie perché almeno capisco. dietro, perché i Fossati veniva anche lui alla piccionaria, hai E la capito? star non lo sapeva però. No, hai capito? E così ci siamo conosciuti e ha capito: ma ti curati in macchina? La Madonna, ti curati in macchina e ti fingo in salita, o funcami. Ah, perché lui non correva ancora quando vi siete No, no. conosciuti. Ah. E allora, perché io ho appena iniziato da un anno, dico: sì, fammi gara in salita. Allora vieni anche a me col Cooper. Lui aveva un Mini Cooper 1300. Allora era una macchina abbastanza valida per i giovanotti, Certo. era già un gradino, perché la 600 normale era la 600, c'era la 1100R, le prime 1100, capito? Che aveva sostituito quelle degli anni 50, fine anni 50. C'era la Fulvia, fanalino piccolo, ma era già una macchina elegante, non era proprio. Poi l'hanno fatta diventare corsaiolo, Però non è è nata per quello. stato Cesare Fiorio a Per renderla portarlo. sportiva come la Flavia. Per cui venne a correre con la Mini Cooper. La prima gara che lui fece fu il Saint-Roussel-l'Étranger, una gara in salita che si faceva in Svizzera, che io una volta ho vinto, la seconda volta sono andato nel fiume, piovevo, ho fatto un volo che amaro, mi quasi mi uccide. E da lì abbiamo iniziato. Poi lui però, Ma lui andava, tu hai visto, sì, andava, camminava subito. perché il suo metro di paragone era Silvio Moser. Tu non sai chi è Silvio Moser, è morto a Monza. Ed era colui che correva già con la Formula 2 e la Formula 1, sempre da privato come John Seifert, ma John Seifert era al di là del Gottardo, per cui non contava. Il suo paragone era Silvio Moser, che era di Lugano, hai capito? E allora ha cominciato così. Poi la sua strada fu la Formula 3. Con la Formula 3 lui fece delle grandi cose. Perché dove non arrivava la macchina, ci arrivava lui, poi dopo magari si inzuccava. E tu sai che lei, prima del tunnel a Monte Carlo, lui passò sotto il guardrail e restò in bilico con la testa appoggiata al guardrail. Lui doveva già essere morto, per farti capire. E invece ebbe la fortuna di. E il suo forte è sempre stato la Formula 3, mentre per me era il prototipo, perché ero stato ingaggiato da Abarth. E per Abarth le macchine erano turismo e l'Expo prototipo, i Formula, al di là di una piccola parentesi che fece con le Formule 2 per fare i record con Franco Patria e Carlo Abarth in persona, non gli è mai interessato più di tanto, fino ad arrivare alla Formula 2 Tecno, che vinse il campionato europeo nel 1969, e nel 70 venne con me in Ferrari a correre, e partendo da Le Mans, che io gli cedetti la macchina dopo il mio primo turno, che eravamo in testa, e prima che terminasse il primo giro aveva disfatto 8 macchine, No. sì, 2 Ferrari, 3 Alfa Romeo, ho fatto un Un disastro, mix. un mix, Lui com'era, una purtroppo. testa calda o no? Perché No, io vorrei che tu se hai voglia no, di no. parlarci anche Guarda, di quel maledetto Gran Premio di Caserta, del quale io ho sempre sentito parlare, ma non so sinceramente cosa è successo. lì Era Formula 3, vero? Formula 3.
E lì ci fu un mucchio dove persero la vita in parecchi e altri più fortunosi solo delle ferite. Ma allora la Formula 3 purtroppo era fatta così, cioè era proprio un rodeo dove vinceva il più forte di testa, non della macchina o delle capacità di guida. Chi aveva il coraggio di sportellarti Guarda, come se si ne sono suol morti così tanto, io adesso la dire? dinamica non la so, però quello che ho Eh, sentito dire è però c'è sempre adesso questo però, è brutto, no? Perché Chiellon non è più con noi, però. perdonami, non voglio entrare in questo perché probabilmente direi qualcosa forse di troppo, anche se è verità. E mi tirerei in casa dai grani Non è il che non caso. è il caso, non è corretto. Potrei suggerirti di parlarne l'ultimo superstite, Tino Brambilla, che è ancora vivo e vegeto, con i suoi 80 e passi anni, ma non so se te la racconterà giusta o se lascerà qualcosa di scritto, perché lui fu un protagonista di quel momento, hai capito? Gli altri più o meno protagonisti, ma non ci sono più, perché la vita è È così. Così. Ed è stato molto forte il Clay, però il Clay era un esuberante in tutto, ma non pensate che era matto, come tanti pensavano che era matto, che non gliene fregava niente di vivere. Anzi, noi piloti, che ci crediate no, ci teniamo la nostra pelle. E come? Poi dopo, sai, ogni persona, ogni pilota ha il suo personaggio, perché non è detto che quello che faceva tutto il fighino qui, perché Stewart, che era uno che si... Sai, Stewart, quando parli di Stewart sembra di parlare Col Papa. col Papa, no, no, là dove poteva, anche lui ha voglia, La piantava. come Papà Gramil piuttosto che Brahma, io ci correvo assieme contro, avevano la macchina sempre più larga che lunga quando ci arrivavi dietro, ma con eleganza ti costringevano a non poter passare. E se cercavi e azzardavi, dovevi per forza mettere due ruote sul prato, perché allora c'era il pezzettino di prato, e ti giravi, volavi, capisci? Non c'erano i controlli come adesso, quelli bravi, anche al curvone di Monza anni fa, abbiamo visto al Pronti Via uno con due ruote al curvone, tutto l'esterno, perché c'è il controllo elettronico, altrimenti sarebbe anche lui, hai capito? Perché lei era uno Clay, con la no, testa sulle Clay. spalle. Poi dopo, come tutte le cose, probabilmente lui avrebbe dovuto lasciarci molto prima e poi per un incidente stupido le ha pagate per tutte, perché se analizziamo l'incidente di Long Beach è stato un incidente stupido. Cosa vuoi che sia? Andare all'indietro dopo aver fatto urtato contro qualcosa e il cambio, il culetto del cambio, prese il New Jersey che spinse in avanti, motore cambio, quel tanto, ma non è neanche lo sfondamento, è stata credo proprio la risonanza, io non sono un medico del contraccolpo, che allora noi non si ci si sedeva sulla lamiera, attenzione, non è che c'erano i sedili come adesso obbligatori che ti possono prendere, togliere. E lui gli si è ripercorso sulla spina dorsale e restò secco come tanti con gli sci, per esempio, che cadevano e restavano invece di rompersi solo il coccige, si rompeva l'ultimo anello Figurati. vertebra, capito? Mi dai ancora un minuto, poi Sì? torno. Ho bisogno di sapere qualcosa di più del periodo in Ferrari, di che cosa ti disse della sua convivenza con Niki Lauda e di quanto la vostra amicizia sia durata fino alla fine. Torniamo subito. Miei cari amici, Real F1 con Arturo Merzario e il suo meraviglioso cappello, ma soprattutto le sue meravigliose storie di questa Formula 1 indimenticata e indimenticabile. Clay arriva in Ferrari con te. Sì, Cosa succede? Voi siete due amici, grandi amici, no, siamo assolutamente sempre stati sereni. amici, Mai litigato? no, Mai litigato? assolutamente, Arriva in Ferrari con anche te? se, Anche se, tra aspetta. virgolette, poteva spendere mezza parola in più il momento del passaggio, del suo ritorno in Ferrari, dopo la parentesi BRM,
invece di trascinarsi appresso colui che lui pensava, reputava inferiore, che comunque siamo sempre le solite, il primo avversario è sempre il tuo collega in squadra, si portò Nicky, dove Luca di Montezemolo, allora portavoce del comandante Ferrari, per in quanto Franco Gozzi per problemi di salute, per malattia, non poté più seguire le gare, perché prima c'era Franco Gozzi, non gli parve vero di avere, perché parlava inglese, perché faceva il figo come lui, come Luca, e ingaggiarono Niki Lauda, perché così facendo, qualora avesse fatto delle prestazioni, era la Ferrari che fece le prestazioni e non certo il debuttante Niki Lauda, mentre se le faceva il Clay, e il Clay era già il Clay, infatti ne hanno fatto perdere il campionato del mondo, ripeto, gli hanno fatto perdere il campionato del mondo l'ultima gara a Ortiz Glen, e d'altronde abbiamo visto anche nella storia recente Schumacher con Irvine a Nürburgring, vedi, perché delle volte gli interessi aziendali, politici, economici, di simpatie piuttosto che di antipatie riservano determinate soluzioni. In cui Clay in quel caso non ha, disse, no, ecco, teniamo perché tu, io tirai, parlo proprio, non è perfetto, ma è una terminologia che ci sta, tirai fuori dalla cacca l'ingegner Forghieri, che l'avevano messo in castigo quando arrivò tutto lo staff da Torino, capeggiate da Colombo. Modificai con Mauro come due pellegrini, ma avevamo il beneplacito del vecchio, perché a lui tornava comodo contro lo staff di Torino e Torino. Qualora avessimo realizzato un qualcosa di meglio modificando la B3 realizzata dallo staff Colombo, che comunque il telaio fu realizzato da un certo Thompson in Inghilterra, tanto perché si sappia. I garagisti. Bravo, i garagisti, bravo. E Mauro ha speso delle parole col commendatore per mantenermi, ma Luca, che io perorai la sua causa fin dalla telefonata del 3131, che è un'altra storia, un giorno la racconteremo, non lo fece. Mauro aveva già provato a rimanere tagliato fuori in castigo, più di tanto non ha potuto farlo. E bastava che Clay probabilmente se avesse detto, ma sì, ma me e l'Arturo siamo a Mies, e invece non ci fu questa battuta, e io capii che la mia permanenza in Ferrari, anche se il commendatore mi aveva assicurato che io avrei partecipato al Mondiale Sport Prototipi solo io con una macchina sola, ma sai, dopo le strada facendo le cose possono cambiare, tanto è vero che hanno poi abbandonato dal tutto il progetto, e io andai alla BRM, che provai a Silverstone, non mi aggredò e accettai la proposta. In quell'occasione c'era Frank Williams e Lucio Bruschi, un italiano commerciante di carne che viveva in Inghilterra, a Reading, dove c'era questa specie di officina del Frank Williams, e corsi per Frank Williams. Però tu questa cosa con Clay l'hai mai... Sì, affrontata, però mai da cattivo. No, cioè, certo, però... sempre, ma te sei un camico, cosa potevi... Sai, noi parlavamo più o meno la stessa lingua, anche se lui era ticinese, io comasco. In dialetto facciamo i nostri dialoghi, che però alla fine si risolveva con... Hai capito? E tiravamo avanti. Senti, invece lui cosa ti raccontò poi della sua convivenza con Niki e poi di quello lui, che successe a lui? Perché no, già nel 74, che lui si confidava con me e mi diceva tutto quello che succedeva in squadra, perché non pensare che erano tutte rose e fiori, però quello là era... E spalleggiato da tutto quello che era il clan di Torino. E sì, perché non gli pareva vero, perché prima avevano Jackie Hicks, il quale l'era il conte delle Ardenne, era proprio il classico ragazzino per bene, hai capito, che però
da dietro era micidiale. Per cui con il Clay e il Nicky, che invece l'hanno cresciuto loro e doveva fare proprio, che a me sarebbe seccato, perché infatti la nomea di Nicky era l'uomo computer, lo chiamavano, che a me l'Arturo è Io l'Arturo pilota, e io io pilota, computer. non ho il computer, che cazzo, capito? E così fino ad arrivare all'ultima gara, che io lì, non per causa mia, ma per sfortuna, non cambiò la vita a Frank, perché a 3 giri dalla fine, che ero secondo dietro Reutemann con la Brabham, mi si scoppiò sotto, perché l'istintore noi nell'abitacolo avevamo sotto ai polpacci, non so se ti ricordi. Sì. Scoppiò la bombola del fluorobene, perché nel bump io continuavo a toccare sotto, perché allora si spanciava, e si vede che ha fatto contatto e mi sono ustionato tutto col fluorobene, e gli ho fatto perdere. Ti dico, gli ho fatto perdere perché mi sento responsabile, perché guidavo io. 50.000 dollari, ma sai cosa voleva dire per Frank Williams 50.000 50.000 dollari dollari nel cambiava la vita. Diventava 1974? già ricco allora. Ma Clay non ti disse mai, però Nicky va più forte di me, eh? Non te l'ha mai detto. no, anche perché non è vero che Nicky, il pregio di Nicky era la costanza. Infatti lui non ha mai fatto cose Eclatanti strabilianti, prestazioni strabilianti. e laddove magari faceva il miglior tempo è perché una serie di concause gli altri non riuscivano, e lui, la sua metodicità, riusciva a fare questo. Non era lo steward della situazione, il Clay della situazione, il Rin piuttosto che Peterson, hai capito? Reutemann era uno dei più veloci, solo che era un lamentoso con tutti, e alla fine i meccanici, in qualsiasi squadra lui ha militato, e dopo 2, 3, 4 volte che comunque andasse si lamentava, alla fine lo emarginavano, hai capito? Certo, Quello. tu ci hai raccontato in maniera tra l'altro molto emozionale il momento di quell'incidente. Clay ti parlò, ti disse dopo, perché alla fine voi comunque condividete sicuramente siete avversari uno contro l'altro, però condividete il fatto che rischiate la vita o in alcuni casi una disgrazia grave come quella Dopo di Clay. l'incidente, quando io ebbi l'occasione, dopo alcuni mesi, che parlai col Clay a 4 Hertz, in dialetto, mi ha detto: Arthur, che botta, porca loca, perché è una battuta comasca, porca loca. Che male, perché lui ha sentito proprio il male. E questo. T'ha più detto, cioè, la mia vita è cambiata, come si è No, adattato lui lui a questa guai, non... Perché guai, guai. lui era un grande sportivo, non mi ricordo la Sì, foto dopo noi epiche lo in campo da portavamo in tennis a giro, Corso Rodo, sì, insomma. tutto. Era normale, ma tutti, anche James Hunt. L'unico che stava sulle sue è sempre stato Jackie Stewart e Niki Lauda, che però anche Niki veniva delle volte da parte nostra, però adesso non so se era per timidezza, se per una presa di posizione, o fatto perché tutti sapevamo che lui era nipote di un banchiere e non un bancario, per cui lui è sempre arrivato alle corse grazie al denaro, che è vero, hai capito? Però in parte era degli sponsor, parte del nonno, che però, come dice lui aveva dovuto firmare un accordo che gli avrebbe dovuto restituire con interessi, cioè, e ci credo, perché la mentalità loro può arrivare a questo, hai capito? E le stavano in disparte, perché tutti gli altri, Revson, Fittipaldi, Peterson, che poi arrivava dalla Svezia, che era un cucù, nel senso, hai capito, andava tutto bene, tutti, Jarier, Lafitte, Depailler, sempre questa sigaretta gialla, perché lui usava le Gouloir, sai, con le spaccapolmoni. Sì, detto Mamma mia, che roba! da te, ma mi Guarda, era tappa che una ti mangio roba al giorno. terrificante. Va bene, Era bene, però era era la bello, Formula era 1, bello. prima del fondo. Quando si entrava in pista, baionetta tra i denti e E ci vinca si migliore. le dava. Finita la bandiera, tutti amici. Anzi, o. Hai visto che sono riuscito a fregarti là, perché sei un pirla, perché se non mi lasciavi lo spazio, cioè ci si giocava sopra. Adesso sono passi uno, non ti guarda più per 3 mesi. Certo.
nelle corse, ma Sì, anche sì, sì. nelle corse minori. Tra l'altro, in chiusura ricordavo quell'aneddoto che mi raccontaste tu e Clay in una puntata di partenza dove lui veniva ogni tanto a Eh trovarci, sì, ti certo. ricordi? In cui parlavate di questi Sì! retrobox a Monza, nei vecchi box di Monza, Se ne faceva di ogni. grana, salame e Sì, vino, che è sì. quello che facciamo noi spesso qua da Fassina. Guarda, è che è venuto a mancare questo, il troppo professionismo, io ci aggiungo il troppo danaro, perché non è vero che noi non abbiamo guadagnato i soldi, attenzione, perché proporzionato e rapportato all'epoca, se tu fai il conto cosa prendeva un impiegato o un direttore d'azienda, noi ne prendevamo di più. In più abbiamo avuto l'opportunità di girare per il mondo. Se adesso è facile anche con i tour operator, paghi in 6 mesi, in 6 rate, 27 rate, vai in Giappone, vai di... Ma all'epoca, sai, prendere un aereo e andare tratta lunga vuol dire oltre l'oceano. E non era così, anche per uno ricco non entrava nella mentalità. E È vero, questo non noi, ci pensiamo. eh Adesso voli sì, con 20 no, euro, adesso voli, all'epoca ma erano noi, milioni. poi noi cosa facevamo? Sempre l'ultimo minuto e appena finita la gara a casa. Prendevamo, andavamo in Stati Uniti a correre, a lunedì sera eravamo a casa. E Adesso sto in giro fino a settimana dopo. perché, non si, perché stare in giro voleva dire spendere dei soldi e Certo. non potevi sperperarli. E poi la settimana dopo si andava in Giappone e poi si tornava, si andava in Canada. Cioè, hai capito? Tu, se tu fai queste proporzioni, a fine anni 60, inizio 70, un ragazzino come me, 23enne, con queste opportunità, perché Clay è come me e penso anche Peterson arrivava da Göteborg, cioè un paesino allora, Gerier un paesino vicino a Marsiglia, non è che eravamo cittadini dove eravamo abituati allo sfarzo, no? No, sì, gente come noi, di un paese, per dire, Buttati al mondo. la mira di uno che si sposava era andare a fare viaggi di nozze a Roma piuttosto che a Venezia, occhio. E noi al bar diciamo, e domani abbiamo occhi sgleg. Dua? E in America? In America. Poi quando si tornava, dovevi fare il resoconto, volevano sapere Certo. com'era, come non era, perché adesso con le televisioni e con tutti i documentari sai di tutto, di più, ma a fine anni 60, 70, era un po' che i documenti, perché facevano giusto lascio raddoppia piuttosto che, Certo, certo. questo è quello. Chiama la mamma che va a Sì, cercarti adesso ancora. chiamiamo. Grazie Arturo Mezzario, grazie Pasqua, ci vediamo alla prossima, Real F1.